Buonasera ragazzi, un abbraccio a tutti da Stefano del GRP. In questo video vi mostrerò e vi insegnerò come rintracciare l'indirizzo IP di un telefono, di un computer, di un vostro amico nel momento in cui ci state messaggiando o comunque gli avete mandato un messaggio via WhatsApp oppure anche via Messenger, qualsiasi cosa. Vi farò vedere come rintracciare l'indirizzo IP e quindi la locazione e una mappa che vi mostrerà in quel momento dove si trova la persona interessata, quindi rintracciare la locazione di un amico o di qualcuno che vi interessa sapere dove si trova. Ok? Incominciamo col preparare qualcosa da mandare via Messenger o via WhatsApp o qualsiasi mezzo di comunicazione all'amico, al soggetto del quale volete indovinare la locazione e l'indirizzo IP, mandategli praticamente qualche cosa, per esempio anche un buongiorno figurato, no? Cercate su internet, su immagini, un buongiorno, un buongiorno classico tipo questo qui. Quindi come si fa? Praticamente copiate l'indirizzo di questa immagine. Col tasto destro fate copia indirizzo dell'immagine. Vi copiate l'indirizzo dell'immagine da mandare al vostro amico, quindi al target, ok? Dopodiché andate in questo sito, ora vi dico come si chiama. Allora, l'indirizzo si chiama IP Lodger. Vedete come è scritto qua su in alto dove ho la manina in questo momento? IP Lodger e quindi l'indirizzo vero e proprio è https://iplogger.org. Quindi andate su iplogger, che è questo sito qui, trovatelo, scrivete come volete l'indirizzo oppure il nome su Google, dovete trovare questa pagina e qui ci dovete incollare in questa riga quella cosa che avete copiato dall'immagine del buongiorno, ve la ricordate? Avete cliccato su una fotografia dove c'era scritto buongiorno. Col tasto destro e avete scelto copia il link. Adesso quel link va incollato qui, quindi tasto destro incolla. Abbiamo incollato qui il link dell'immagine del buongiorno che abbiamo preso prima del passo precedente su Google. Ora dovete creare con questo tasto qui un link corto. Vedete, create short link, cliccate su questo tasto e vi viene questa pagina. A questo punto voi avete questo indirizzo rosso che vedete qua sulla destra da inviare al vostro amico del quale volete scoprire l'indirizzo IP e anche l'indirizzo di casa volendo. Copiate con il tasto copy questa riga rossa, copy, lasciate aperta questa pagina, quindi abbassatela con la levetta tira in giù, poi andate su WhatsApp, su Messenger, dove vi pare, mandate al vostro amico. Ora io prendo un indirizzo privato che è mio. Mandate un messaggio dove gli ci scrivete, per esempio, buongiorno da Stefano e gli ci incollate l'indirizzo corto che avete copiato da IP Lodger. Una volta che avete incollato questo indirizzo corto, gli date l'invio e al vostro amico arriverà questo buongiorno con un link da cliccare. Ok? Allora, che succede? Il vostro amico, appena arriva questo messaggio, vede che è di voi, è inviato da voi, va subito per curiosità a vedere che cosa c'è qui dentro. Guardate che cosa succede, eh? Lui cliccherà in questo link, gli si aprirà la finestra del buongiorno. Tutto lì. Non gli si apre nient'altro. Ok? A quel punto, dopo che lui avrà letto il messaggio, avrà visto il buongiorno vostro, ritornate sul link che avete aperto prima, IP Lodger, ok? Dove avete creato in precedenza questa riga che poi avete copiato e mandato al vostro amico con un messaggio qualsiasi su WhatsApp, su Messenger, su Facebook, da qualsiasi parte. Tornate in questa pagina, scorrete verso il basso, ancora non è arrivato, aspettate un attimo, aggiorniamo questa pagina. Ok. Ecco, vedete che se scorrete verso il basso, qui vi dice qualcuno ha cliccato nell'immagine. Aveva
Windows, c'è entrato con Chrome e praticamente si trovava in Italia, nei pressi di Grosseto. Questo che vedete qui è l'IP del personaggio che ha cliccato sopra il vostro buongiorno, quindi dell'amico del quale volevate scoprire questo indirizzo IP qui e anche la locazione che si trova qua. Se andate su altre informazioni, questo è un More Info, cliccate, vi dà la mappa di dove si trova il vostro amico in questo momento con il telefono, con il computer acceso. Vi dà la via e il numero, vedete? Sta usando Infostrada e si trova in questo punto qui. Questo è il palazzo dove si trova il vostro amico. Bene, tutto semplice. Se avete seguito alla regola quello che vi ho detto, praticamente voi avete qui una cliccata, chiamiamola così, un click del vostro amico dove c'è l'IP number del suo computer e l'indirizzo di casa dove si trova lui in questo momento. Va bene, torniamo un attimino all'inizio. Siamo partiti da qui. Se vi è piaciuto questo video, mettete una like. Vi saluto. Se avete informazioni da chiedermi, contattatemi. Stefano del GRP, una buona serata a tutti quanti. Ciao ragazzi.